Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori e buon sabato, ben trovati per una nuova edizione del telegiornale. La Commissione Trasporti della Regione Toscana ha approvato all'unanimità la mozione che introduce un permesso unico per le persone disabili per accedere nella ZTL dei vari comuni toscani. A dare notizie è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi. Ci auguriamo, ha scritto Capecchi, che serva da stimolo per il governo, ma anche per la regione. Sarebbe una cosa a dir poco positiva, insomma, che non stare a chiedere comune per comune i vari permessi. I titoli delle principali notizie di questa mattina. Rincaro dei prezzi dei carburanti continua a far discutere, soprattutto a pesare sulle tasche degli automobilisti e dei camionisti. La gente è arrabbiata, nel mirino ci sono il mancato taglio alle accise e il timore di speculazioni. Buona partenza dei saldi invernali in Toscana. Secondo Confcommercio e Confesercenti, i primi giorni dell'anno hanno confermato il trend positivo intravisto durante gli acquisti per le festività natalizie. Giorgio Tesi Group protagonista dell'anticipo della 17ª giornata di campionato di Serie A2. I biancorossi, capolisti del girone, affronteranno stasera in trasferta l'insidiosa Cividale del Friuli, differita dell'intero incontro a partire dalle 22:15 ovviamente sul nostro canale. Rincaro dei carburanti, sentiamo. Almeno 4 volte a settimana vengo, poi non sto a Pistoia, quindi venendo ad Avernio, avendo la famiglia qua, sono almeno 4 volte a settimana. Essendoci un rincaro di benzina così alto, è normale che siamo più al distributore che al bar a prendere il caffè. Questa è una delle tante voci dei cittadini che viaggiano nella provincia di Pistoia, che hanno visto sul conto gli effetti del mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti e il conseguente aumento del prezzo. Sicuramente incide tantissimo, perché ovviamente i margini si riducono sempre di più e in tasca rimane sempre meno. Poi soprattutto per i liberi professionisti, gente che ha partita IVA, eccetera, eccetera, quindi i costi sono veramente alti adesso. Io fortunatamente ho il mio compagno che lavora a un distributore e per Natale gli danno questi blocchettini da 10 euro, sono 100 euro praticamente, è un pochino ma aiuta, ma la benzina va messa tutto l'anno e quindi è un grosso problema. E nelle tasche nostre si vede, ecco, non è che si va a fare il pieno e c'è una bella differenza tra un mese fa o 20 giorni fa, ora è aumentato tanto, ecco. Beh, insomma, si fa sentire, non c'è niente da fare. Però insomma, se ci facessero scaricare un pochino di più anche l'IVA, al limite si potrebbe lavorare meglio. Il diesel è diventato più caro della benzina, quindi a parte a lavorare, che anche lì ho visto la differenza, una bella differenza, e io lavoro a Quarrata, quindi Pistoia Quarrata, ci faccio 10 viaggi la settimana, insomma ha inciso tanto. Secondo i pistoiesi però non sono solo le accise la causa dell'aumento del prezzo del carburante. È un po' tutto un insieme, secondo me, sia le accise che hanno rimesso che la speculazione, che purtroppo c'è in ogni cosa, insomma, non solo per quanto riguarda il carburante, ma anche per altri beni di consumo. Ci sono le accise che coincidono tantissimo sul prezzo e è il momento di tagliare qualcosa, perché non si può andare avanti così. C'è un discorso di speculazione che va a finire, come al solito, sull'utente. Un problema di speculazione, cioè proprio la gente approfitta, come il caro carburante e come il caro pellet. Bisogna viaggiare di meno. Bisogna viaggiare di meno e anche mangiare di meno, mi sembra. No, non penso proprio, no, per nulla. Quella è l'ultima spiaggia, direi. La cronaca dice che stamani c'è stato uno scontro tra un tir e una Fiat Panda nel primo tratto di via Toscana a Pistoia. La dinamica dell'incidente al vaglio della Polizia Municipale è ancora da accertare, ma da una prima ricostruzione sembra che l'auto articolato abbia colpito da dietro l'utilitaria all'altezza dell'incrocio con via degli Oleandri, facendola sbalzare in avanti per alcune centinaia di metri. A bordo della vettura c'erano 3 persone, le quali hanno tutte avuto bisogno del personale 118 per i soccorsi. Fortunatamente le conseguenze riportate dalle persone nell'autovettura non sono state di grave entità. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico di una delle arterie stradali più trafficate della provincia. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia, la Croce Verde di Chiazzano e di Pistoia, la Misericordia di Casalguidi, che hanno trasportato i feriti al San Jacopo.
Sono cominciati bene in Toscana, almeno secondo Confcommercio e Confesercenti, i saldi invernali. A poco più di una settimana dall'inizio dei saldi invernali in Toscana e a Pistoia arrivano i primi segnali positivi per il commercio di settore. È il comune giudizio espresso da Confcommercio e Confesercenti. Sembra dunque confermarsi il trend positivo nelle vendite visto durante le festività natalizie. A fare da traino al primo appuntamento commerciale dell'anno, spiega Confesercenti, sono stati anche i consistenti flussi di visitatori avuti per il Ponte dell'Epifania, soprattutto nelle grandi città a forte vocazione turistica. Tra gli acquisti della top 10 e più gettonati figurano le calzature donna, i piumini e i cappotti, ma anche le calzature da uomo. In generale l'abbigliamento, soprattutto quello sportivo, che mostra, secondo i dati di Confcommercio, il maggior incremento in assoluto. Bene anche l'accessoristica in pelle, come borse, zaini e l'intimo. Mediamente, per questi saldi invernali, si spenderanno tra i 133 euro, secondo Confcommercio, ed i 200, secondo Confesercenti. Lo sguardo, anche per il commercio, è ora tutto rivolto al meteo. L'attesa delle basse temperature, infatti, dopo un inverno sino ad oggi mite, potrebbe infatti portare ad un'accelerazione delle vendite, soprattutto per quanto riguarda i capi più pesanti. Secondo il report di Confcommercio e dello studio specializzato Format Research, il 65% degli italiani è intenzionato a tornare a fare acquisti durante questo periodo, un più 2,7 rispetto ad un anno fa. Significativo sembra essere il primo segnale di ritorno dei consumatori, poi verso i negozi fisici. Per la prima volta dopo la pandemia, anche in Toscana, infatti, spiega Marco Rossi, presidente della FISMO, la Federazione Onore Confesercenti, si assiste ad un rallentamento delle vendite online. Al netto della contrazione del potere d'acquisto dei consumatori, dovuto ai rincari e alla spinta inflazionistica, possiamo apprezzare un vivace movimento nei nostri negozi, ha commentato Sergio Trigomi, presidente di Federmoda Confcommercio Pistoia Prato, concentrato specialmente nel tardo pomeriggio. L'amministrazione comunale di Agliana ha ritrovato una maggioranza in consiglio comunale con l'ingresso del consigliere di Agliana a Cambia, Alfredo Fabrizio Nerozzi. Non diventerà assessore, ma avrà alcune importanti deleghe, fra queste quella alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, alla transizione ecologica. Dopo il passaggio all'opposizione del gruppo Agliana Civica, l'amministrazione aglianese non aveva più una maggioranza numerica in consiglio comunale, tant'è che i gruppi di opposizione, Nerozzi compreso, avevano presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Benesperi. Nella seduta però del 4 gennaio la sfiducia non passò, proprio grazie all'astensione di Nerozzi, che ora ha ufficializzato il suo passaggio in maggioranza. Rimaniamo ad Agliana, dove Francesco Montanari, l'attore diventato una star dopo aver interpretato il ruolo libanese nella serie TV Romanzo Criminale, ha aperto la stagione al Moderno. Si è aperta la stagione al Teatro Moderno di Agliana con la messa in scena di Playhouse, opera di Martin Krimp, diretta e interpretata da Francesco Montanari, attore romano, divenuto una vera e propria star dopo l'interpretazione del libanese nella serie cult televisiva di Romanzo Criminale. I primi tempi è stata molto dura perché poi è stata pure la prima serie TV italiana, non c'erano serie TV, c'erano solo fiction, quindi di Sky, che all'epoca ancora insomma era appena nato, aveva 1 milione di abbonati, oggi ce n'ha 6 se non di più, e quindi insomma il mondo degli addetti ai lavori non era forse molto preparato a questa novità, no? Che poi è diventata ormai all'ordine del giorno della nostra cultura, la serialità. Prima non c'erano le piattaforme che ci sono oggi, e quindi tutti noi che l'abbiamo fatta, siccome eravamo sconosciuti e più prima di fare quei ruoli, siamo stati ancora più funzionali, perché tu non vedevi Francesco Montanari, chiaramente per te il libanese era il mio riccio, diciamo, il mio occhio. Attore versatile, amante del teatro e vincitore del premio come miglior attore a Cannes per la serie TV Il Cacciatore, in Playhouse è l'unico attore di una rappresentazione che vede Caterina e Simon, un uomo e una donna, all'interno del loro appartamento a ripercorrere la loro unione fatta di amore e noia, battibecchi e famiglia. E se contro ogni probabilità quell'uomo un giorno fosse caduto nei suoi occhi e stesse ancora cadendo in volo, amore mio? È un dialogo in realtà, sono 13 quadri di una storia d'amore, dalla nascita alla morte. Non posso dire niente perché magari io lo faccio da solo, perché mi sono immaginato questo ragazzo della mia età, quasi quarantenne, che a un certo punto è stanco di
ripetere sempre gli stessi meccanismi nelle storie d'amore che ha, che le portano sempre a finire. Queste storie non lo migliorano mai. Quindi dopo anni di psicanalisi intellettuale decide di mettere in scena gli ultimi 13 quadri che si ricorda fondamentali dell'ultima storia importante che ha avuto, per capire dove lui ha agito, sempre preso proprio dal proprio ego e ferito, e non è riuscito a mettersi da parte. E quindi è un viaggio abbastanza profondo e intimo. Devo dire che lo sto facendo un po' in tutta Italia. È uno spettacolo molto dinamico, sempre diverso, perché c'è anche una buona percentuale di improvvisazione del momento. L'intervista completa all'attore Francesco Montanari, realizzata dal nostro Leonardo Cecconi, sarà proposta in uno speciale che andrà in onda nei prossimi giorni. Vi terremo ovviamente informati. Un po' di sport, perché c'è un weekend che ci aspetta. Uno è già iniziato, a dire la verità, ma insomma fra oggi, fra stasera, pomeriggio e stasera e domani ci aspettano diverse partite interessanti. Per quanto riguarda il campionato di Serie A2 di basket, che è giunto alla 17ª giornata, la Giorgio Tesi Group è impegnata questa sera alle 20 nell'anticipo a Cividale del Friuli. I biancorossi, che sono in testa alla classifica, affrontano la formazione di coach Pillastrini, attualmente al quinto posto. Noi trasmetteremo la partita, eccezionalmente stasera, visto che è in anticipo, anche noi anticipiamo la trasmissione, sia pure in differita, alle 22:15. E visto che stiamo parlando di pallacanestro, stasera c'è un altro anticipo riguardo alla Serie B, con Gemma Montecatini Borgo Manero alle 21 al Palaterme. Palaterme che sarà impegnato anche domani ad ospitare il match sempre di Serie B fra la Fabo Aerons Montecatini e Pavia. Domani fare i puntati sulla Pistoiese dopo un'altra settimana particolare. Pistoiese che affronterà in casa allo stadio Marcello Melani il Mezzolara, che si trova attualmente al nono posto della classifica. Rientra Biagioni, tre convocati e niente, in questo momento rimane fuori solo Barbuti. Domenica 14:30 Pistoiese al Marcello Melani ospita il Mezzolara, una formazione con tanti giovani interessanti che sta facendo comunque un ottimo campionato. Sì, è una partita da prendere con le molle, una squadra che anche l'andata aveva dimostrato, anche se la Pistoiese sicuramente avrebbe meritato la vittoria anche con un rigore non dato, sta dimostrando che a volte i progetti di queste società, che diciamo non diciamo blasonate, okay, però portano i frutti con un lavoro alle spalle importante, un allenatore preparato, giocatori importanti per la categoria. Io sono stato un ex compagno di squadra di Fabio Roselli alla SPAL, che ancora adesso è il capitano e diciamo è il leader carismatico di questa squadra, e sicuramente dà un aiuto importante all'allenatore. Abbiamo detto quanto da alcune settimane la Pistoiese ha decisamente cambiato marcia. Mister, quanto è importante far tornare la voglia di giocare a questi ragazzi? La voglia di giocare loro l'hanno sempre avuta, poi ogni tanto ovviamente quando non hai i risultati dalla tua parte, i risultati diciamo, le vittorie soprattutto, perché alla fine avevano perso prima di Forlì, che ancora una parte c'è ancora il dubbio se rigiocarla o no, non aveva mai perso la Pistoiese, quindi da quel punto di vista lì secondo me è il fatto delle vittorie, di trovare continuità nelle vittorie, che ovviamente ti danno una grande autostima, ti danno una grande fiducia nei propri mezzi, e l'abbiamo acquisita questa continuità e dobbiamo proseguire su questa marcia. Obiettivo sempre vincere, arrivando a fine gennaio per lo scontro a Pistoia contro la Gian Erminio, per cercare di ridurre al minimo il gap. Sì, è un gap importante, però noi dobbiamo pensare partita per partita e cercare di portare a casa tutte le domeniche, e tra un po' ci saranno anche mercoledì, portare a casa sempre la vittoria.
come obiettivo iniziale. Poi ovviamente le partite vengono decise dagli episodi e noi dobbiamo essere bravi anche in questo, a portarle dalla nostra parte. Rientrano Macri e Caponi? Sì, sì, sono a disposizione, rientrano con la rosa, con la squadra e diciamo che stiamo bene mentalmente, fisicamente e vogliamo continuare questo trend positivo. Domani in campo anche l'Aglianese sul campo del Corticella in provincia di Bologna. Oggi in campo il Futsal Pistoia Nuova Comauto, che nel calcio a 5 di Serie A affronterà i campioni d'Italia del Napoli. Seguiteci perché vi daremo tutte le notizie possibili e anche servizi. Posso dirti la parola alle 14.35, il Vangelo della Domenica. La Foresta dei Pugnali Volanti, il film drammatico del 2004 che seguirà appunto la rubrica alle 14.40. Poi Canto al Balì, si parlerà di primarie, congresso e rete del Dove va il PD. Nursery Valley concluderà il pomeriggio di TVL alle 18.10 e poi alle 19 torniamo noi. Grazie per averci seguito. A più tardi.